Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il TG Media Web, l'informazione online del Comune di Pavia. In studio oggi Marco E Vairati. Ilenia Martina. Come avevamo anticipato nell'edizione di settimana scorsa, martedì 6 marzo si è svolta la conferenza stampa durante la quale è stato sottoscritto il protocollo per la sperimentazione della soluzione tecnologica del timbro digitale per l'autenticazione delle certificazioni anagrafiche di stato civile. Sempre durante la conferenza stampa è stata presentata anche l'iniziativa Meno File con i servizi online, realizzata nell'ambito del progetto Più Tempo per Tutti con il cofinanziamento di Regione Lombardia. Tutti i dettagli e le immagini negli approfondimenti al TG. Passiamo ora all'incontro, avvenuto sempre martedì 6 marzo, tra il sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo, in veste di vicepresidente di ANCI, e il presidente del Consiglio, Mario Monti. Quello di Palazzo Chigi è stato un confronto tra il governo e una delegazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. All'ordine del giorno l'IMU, la tesoreria unica e soprattutto il patto di stabilità. Il resoconto del vertice a Roma direttamente dalle parole del sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo, negli approfondimenti al TG. E cambiamo argomento e andiamo a occuparci di una notizia che interessa ancora una volta i più giovani. In questi giorni, infatti, è stato approvato il progetto City Camps, che verrà realizzato durante l'estate e offrirà ai ragazzi l'opportunità di svolgere attività didattiche e ricreative animate da tutor anglofoni, esprimendosi costantemente in inglese come se partecipassero ad una vera e propria vacanza studio in Inghilterra. Tutte le informazioni sul progetto City Camps negli approfondimenti al TG. Questa mattina invece è stato presentato il progetto Mangio bene, vivo meglio, in collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia. In particolare il progetto, suddiviso in due annualità, accoglie l'invito a prevenire le nuove grandi malattie sociali della nostra epoca, quali l'obesità, l'anoressia e la bulimia. Educare insomma ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita e valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari. Con il progetto si intende realizzare un'ampia azione di sensibilizzazione, informazione e formazione diretta a bambini e ragazzi, con l'intento di coinvolgere anche le famiglie. Mercoledì 7 marzo, presso la sala consiliare di Palazzo Mezzabarba, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del torneo di calcio a 11 fra le scuole medie e superiori di Pavia. È la prima volta che viene allestito un torneo simile con il patrocinio del Comune di Pavia e sono stati gli stessi studenti a organizzarlo e promuoverlo con l'appoggio del settore sport. Le finali del torneo verranno giocate allo stadio comunale di Pavia. Tutti i dettagli e le immagini della conferenza stampa negli approfondimenti al TG. Lunedì 12 marzo prende il via la settimana longobarda, 7 giorni di mostre, conferenze, laboratori e cene a tema. Un programma intenso e molto vario per conoscere e comprendere un periodo storico importante per Pavia e la sua provincia. Il progetto del settore cultura e turismo è stato realizzato in collaborazione con l'associazione culturale Il Parco Vecchio, la società Dante Alighieri e lo Studio 2. Il programma completo è visibile sul sito web del Comune di Pavia ed è stato presentato giovedì presso la sala conferenza di Palazzo Broletto dall'assessore alla cultura Gianmarco Centinaio, che ai microfoni di MediaWeb ha spiegato tutti i dettagli dell'iniziativa. E vi ricordiamo come sempre che negli approfondimenti troverete anche le previsioni meteo per i prossimi giorni, mentre per scoprire tutti gli eventi in programma durante la settimana è possibile consultare il link Pavia come, dove e quando sulla homepage del sito web del Comune di Pavia. Vi ringraziamo per averci seguito, vi salutiamo con le immagini, speriamo benauguranti, della campagna sostenuta a partire da questa settimana anche dal Comune di Pavia per la liberazione della cooperante italiana Rossella Uru. E vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Arrivederci. Arrivederci e buon fine settimana.